Siamo alla presentazione del progetto Milano c'è da fare, una piattaforma condivisa tra tutti i player del territorio, lanciata su iniziativa di Assimpredi Lance. Ci può parlare del ruolo dell'Ordine degli Ingegneri all'interno di questo progetto Milano c'è da fare? Bene, allora intanto premetto che l'Ordine degli Ingegneri ha 12.000 iscritti e rappresenta quindi una forza culturale fortissima nella società milanese. Ovviamente insieme alle altre professioni come gli architetti e i geometri con i quali abbiamo sempre avuto delle ottime collaborazioni. E noi, poi insieme agli altri attori presenti in questa iniziativa, desideriamo essere parte attiva della politica della città, proprio portando in dote questa grandissima cultura che spesso è, non dico ignorata, ma un po' trascurata, un po' messa ai margini. Ci piace questa iniziativa perché richiama i candidati, i futuri sindaci, il futuro sindaco, a volere organizzare una partecipazione organica di queste forze della cultura e dell'imprenditoria alla programmazione che riguarda la città. Questo è un aspetto mancante, fatto solo in parte. Una buona pianificazione invece è la base di tante possibilità per la nostra Milano. Quindi noi ci sentiamo impegnati proprio sotto questo profilo, di voler contare nelle decisioni che trasformeranno in bene la nostra città. Poi metto in evidenza un altro aspetto sul quale come professionisti abbiamo sempre insistito molto in passato. Si parla tanto di sussidiarietà, cioè della possibilità del privato di subentrare al pubblico sostituendolo in alcune funzioni o mansioni. Questa rimane teoria se non vi è una vera partecipazione, se non vi è un vero confronto costante che metta in competizione tra di loro idee sul come fare le cose e faccia emergere questo confronto le idee migliori. A volte queste idee possono essere quelle che vengono dalle professioni, affidate a professionisti competenti, sia dalla parte, diciamo così, del privato sia da parte del pubblico, dove la competenza è l'elemento che deve essere assolutamente messo in evidenza e salvaguardato e continuamente formato.